Si fa presto a dire lavoro, intanto perché la crisi l'ha fatto a pezzi il lavoro. 30.000 i posti persi in Umbria in 6 anni. E poi c'è il mare di precari. La maggior parte degli assunti da queste parti non ha un contratto a tempo indeterminato. Ancora, il 10% degli occupati umbri percepisce uno stipendio basso, lo certifica l'Istat. Il 30% ha un titolo di studio superiore a quello richiesto per la mansione che svolge. E quando si parla di precari e sovraistruiti, le donne sono in maggioranza. E poi lavoro è tante cose, molto diverse tra loro. È identità, spesso si è quello che si fa. E può essere schiavitù e discriminazione, ma anche strumento di inclusione, riscatto e mezzo per cambiare prospettiva e uscire dalla crisi. Ecco perché non si fa presto a dire lavoro. Il problema dei problemi è che in Umbria il lavoro è povero, scarsamente produttivo perché le imprese sono in maggioranza poco innovative e cercano per lo più mansioni basse e di conseguenza viene retribuito scarsamente e ancor meno valorizzato il lavoro. Perciò è più ricattabile, più esposto alla precarizzazione. Anche per questo l'Umbria ha il poco invidiabile primato in Italia di laureati che emigrano. Non c'è un vero ruolo imprenditoriale di protagonismo in questa regione tale da cogliere gli elementi positivi che la crisi ha per rilanciare le imprese e per approfittare della crisi per investire, per diversificare i prodotti, per rimettere in ordine quelle che sono le aziende facendo materiali innovativi di sviluppo che guardano con attenzione a quello che è l'attualità dei consumi e quello che è il futuro dei consumi in Italia. Chiaramente questo si fa con capacità imprenditoriale, con spirito di iniziativa, con lungimiranza rispetto al futuro e si fa investendo. Sicuro, innovare e investire, un'imprenditoria che guardi avanti, insomma, è una delle chiavi. Ma il lavoro ne ha anche altri di problemi. Le discriminazioni, ad esempio, striscianti, ovvio, mai deliberate, ma almeno per le donne, esplicitate dai numeri. Più precarie che precari, più sottopagate che sottopagati, nonostante ci siano più laureate che laureati. E la discriminazione sul lavoro spesso si sovrappone a quella sociale, fino a comporre un tutt'uno diabolico. Ho visto che in alcuni campi noi siamo andate, diciamo, no? Adesso ci sono tante donne ingegnere, magari ancora, secondo me, in posti di, diciamo, di potere, fra virgolette, comunque in posti di grossa responsabilità, ancora non ci siamo nei vari consigli di amministrazione. Però le vittime delle discriminazioni si organizzano e, come vedremo, l'unirsi a partire dalla comune condizione dà i suoi frutti, dal punto di vista del lavoro e non solo. La casa delle donne è una delle risposte, è e può essere sempre di più una delle risposte. È un punto in cui le donne si possono ritrovare, sono libere. Questo è uno spazio che noi abbiamo appunto in convenzione, ci è stato dato in convenzione dal comune. E c'è la possibilità, dico io, di costruirlo insieme alle donne. Riconoscersi nella comune condizione, poter agire liberamente a partire da sé, è un primo passo per l'emancipazione, per aggirare le discriminazioni. La casa cerchiamo di tenerla aperta tutti i giorni e in alcuni casi con altre attività, anche i sabati e domenica a volte. Una donna può prendere anche solo un libro, stare in compagnia con altre donne. Ci basiamo molto sull'auto mutuo aiuto, però diciamo noi diamo una spinta iniziale
E poi le donne, fra virgolette, vanno avanti da sole, questo è fondamentale, devono trovare in se stesse questo coraggio, questa forza di andare avanti, che può essere anche, che, anche situazioni di dire ho un'idea, voglio farla diventare un progetto. L'unione da frutti, dicevamo, consente passi avanti, un percorso magari non lineare, ma pur sempre un progresso, non solo per le donne, ma anche per altre categorie di persone discriminate, un tempo sicuramente più di quanto succede oggi. Se facciamo riferimento in senso stretto alle questioni del mondo del lavoro, grosso modo le persone omosessuali possiamo anche dire che affrontano problemi minori, no? Esiste una normativa europea che è stata recepita dall'Italia, che è l'unica normativa che è entrata nei codici della Repubblica Italiana, la quale dispone che non è possibile il licenziamento in maniera arbitraria basandolo su questioni di orientamento sessuale e identità di genere. È l'unico riferimento nella legge italiana a qualcosa che protegga la minoranza LGBT. Detto questo, io sono una persona omosessuale e Natasha è una persona transessuale, è nata Giovanni ed è diventata Natasha nel tempo. O viceversa, è nata Natasha ed è diventato Giovanni. Insomma, le persone transessuali nascono quello che sono e diventano poi il sesso opposto, assumono il sesso opposto. Questa roba li rende visibili. Sul documento risulta che tu ti chiami in un modo e in faccia hai il nome di una persona del sesso opposto. L'accesso al mondo del lavoro per loro è molto più difficile che per me, perché io sono capace di affrontare un colloquio senza che il mio futuro datore di lavoro si renda conto che sono una persona omosessuale. E se lui ha un problema con le persone omosessuali, lo scoprirà soltanto quando starò lavorando. Una persona transessuale questo privilegio non ce l'ha. Problemi superati, problemi da superare, quindi. Ma il movimento, l'unità, pagano, anche se l'obiettivo finale non è raggiunto e serve altro. Ce n'è un'altra di categoria discriminata, che ha fatto conquiste e ha ancora da farne, sul lavoro e non solo. Le percentuali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità forse sono più basse rispetto a quelle che si auspicavano. La percentuale di persone con disabilità occupate è di gran lunga inferiore a quella delle persone senza disabilità occupate. Da un punto di vista storico, la legge 68 del 99 chiude, diciamo, un secolo di rivendicazioni, introduce il concetto di collocamento mirato, okay? Per cui la persona con disabilità ha bisogno di avere una forma di collocamento, quindi una inclusione lavorativa mirata, cioè ad hoc, precisa, adatta alle proprie esigenze. Un avanzamento per le persone con disabilità, ma non finisce certo qui. Abbiamo da un lato la necessità, come molto spesso avviene, di mediare, di interporre dalla scuola al mondo del lavoro dei servizi specifici, che vengono chiamati servizi di accompagnamento al lavoro, che possono essere borse lavoro, borse socioassistenziali. Alle volte invece non c'è di fatto la necessità di questa intermediazione, ma non c'è una reale possibilità di occupazione. Il lavoro diventa una conquista di indipendenza per la persona con disabilità, ma chiaramente a monte ha bisogno di un percorso continuativo che parte fin dall'infanzia. Variabili piccole che determinano però grandi differenze. Tutto questo chiaramente incide profondamente sulla resa, perché è chiaro che io come datore di lavoro, nel momento in cui, tanto più in un momento di crisi, assumo una persona, ho bisogno che questa persona sia, non dico necessariamente produttiva, poi dipende dal tipo di azienda, ok, però sicuramente oggi come oggi sentiamo la difficoltà da parte di imprenditori, datori di lavoro, di mettere ulteriori facilitatori per l'assunzione di quella persona. Noi cerchiamo, come Centro per l'Autonomia, di, come dicevo prima, far raggiungere alla persona gli obiettivi di vita. Ecco, la ricerca di lavoro, di un'occupazione che sia dignitosa, equamente retribuita, che consenta di vivere a prescindere da quale sia il proprio genere, orientamento sessuale, condizione fisica, è assai spesso compromessa. E non dalla crisi, ma dai pregiudizi.
Eppure l'esempio delle donne, del movimento LGBT e delle persone con disabilità invita a non arrendersi, a organizzarsi, a lottare per migliorare la condizione propria, che è poi l'elemento per migliorare le condizioni generali. Ma la lotta non è solo di chi è discriminato in senso stretto, canonico, diciamo. La lotta è anche quella di chi innova e si trova ad agire in un ambiente non proprio del tutto favorevole. Qui siamo a Terni. Loro sono quattro giovani con diversi profili professionali che hanno deciso di mettere in piedi Green Tales, un'impresa che punta a tenere insieme la tradizione manifatturiera e artigianale tipica della zona con la modernità della stampa in 3D, che consente di fare prototipi a basso costo. Cioè, mette in condizioni anche il piccolo operatore di toccare con mano la sua idea e constatare se può funzionare stampando l'oggetto progettato senza spendere una fortuna. Noi su questo territorio ci stiamo da 20 anni ormai come professionisti, e quindi è stato un proseguire un'avventura già iniziata. L'individuazione di questo settore, quindi della manifattura additiva, come possibile volano per poi una serie di varie attivazioni che speriamo nel tempo avverranno, nasce dal mettere in pratica quello che noi facciamo da un sacco di tempo, cioè fare costruire e disegnare oggetti. Fino a 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, quando eravamo ancora designer liberi professionisti, diciamo così, li disegnavamo per qualcun altro, quindi c'era un'azienda che poi produceva in serie le cose che noi disegnavamo, e adesso abbiamo sfruttato le tecnologie che poi tra l'altro esistono da tanto tempo. In più noi, non essendo l'ultima catena come solitamente veniamo posizionati in un prodotto commerciale, ma essendo quelli che danno l'input a questa filiera, diventa un discorso interessante, perché il prodotto mantiene una qualità alta, perché c'è comunque il design, c'è comunque l'artigianalità che lo realizza, e in più c'è il valore aggiunto della tecnologia, quindi della ricerca. L'idea c'è, e la passione pure, ma pure qui gli ostacoli non mancano. Ma per fortuna neanche la voglia di superarli. Se nessuno ci dà l'opportunità o comunque ci aiuta a raccontare quello che succede qua, cioè qui non facciamo cose chiusi, segreti, che non deve sapere nessuno, anzi è l'opposto. Più si diffonde il discorso e meglio è. Eppure vale la pena provarci, innovare, cercare nuove vie per migliorare se stessi e non solo. Lo dimostrano i giovani creativi di Green Tales e lo dimostrano le partecipanti di questa associazione dal nome suggestivo, I Semi del Sapere, creative anche loro, con difficoltà da superare e con la tenacia necessaria per vincere la sfida, a partire dalla decisione di unirsi per avere più forza e più visibilità. I Semi del Sapere è un'associazione di artigiane, quasi tutte donne siamo, artigiane che si sono incontrate in occasione di una ricerca fatta per conto del Centro Pomigliano e hanno trovato il modo di conoscersi e hanno deciso di mettersi insieme per 1000 motivi, per farsi conoscere meglio, per lavorare insieme essenzialmente. Queste lampade, ad esempio, sono un po' la summa del lavoro dell'associazione. A partire da un tema unico, il corpo della lampada, ognuna ha messo del suo, facendo la variazione sul tema secondo il proprio modo di lavorare. Un lavorare che sa produrre pezzi belli e unici, e per questo prezioso. Il lavoro artigiano è per forza sottopagato, perché è un lavoro intenso, lungo, meticoloso, e molto spesso il costo, il valore in denaro di questo lavoro sarebbe molto alto. La soddisfazione però, appunto, di esprimere se stesso e di veder riconosciuto questo impegno da parte di altri, diminuisce la distanza fra il valore reale dell'oggetto. Se io lo vendo un po' meno, ma ti piace tanto, va bene così. Ecco un'altra tessera del mosaico lavoro. La creatività che riempie chi produce anche al di là della monetizzazione di quanto viene prodotto. Diciamo che qui siamo all'opposto dell'alienazione. È la sublimazione del lavoro, pur scontando tutti i problemi che un microimprenditore, come in genere sono gli artigiani di questo tipo, incontra. Ma c'è di più, una metafora che diventa tangibile. Qui c'è gente che prende letteralmente in mano il proprio destino. Lo fa suo, tenta di rimodellarlo.
unione, unità di intenti e riscatto. E non è un caso che a praticare queste forme ci siano tante donne, come avviene ad Amelia con le donne tessitrici. Qui siamo nel loro laboratorio. E abbiamo iniziato a lavorare aprendo un laboratorio di maglia e uno di cucito. Abbiamo una rappresentanza di varie donne da tutte le parti del mondo, dal Marocco, dalla Nigeria, dal Brasile, dal Giappone, Moldavia, poi dimentico sicuramente qualcuna, ma insomma c'è una bella varietà. E io mi occupo del laboratorio appunto di maglia e cerco di insegnare loro il lavoro che io so fare. Abbiamo una produzione che è quella che vedete qui in laboratorio e cerchiamo di vendere queste cose che produciamo e in questo modo ci sovvenzioniamo. Non è facilissimo, diciamo che è un momento abbastanza particolare, però piano piano speriamo di riuscire a diventare, il nostro sogno sarebbe quello di diventare addirittura una cooperativa, quindi di poter dare lavoro, di poter dare un'alternativa alle donne che vengono ad imparare un mestiere diverso che può essere quello della badante. Un gruppo multietnico in cui vengono condivisi i saperi e si sfida quello che potrebbe essere il destino segnato di queste donne, l'essere utilizzate per mansioni basse. No, con le mani qui si tenta di cambiare tutto. Nasce su questa base, su un riscatto proprio personale, su far riemergere innanzitutto la manualità, che è secondo me un'arte straordinaria e in generale un po' dimenticata, no? In questi ultimi anni, no? Tecnologicamente uno è stata una buffata di computer, di varie tecnologie, però c'è una necessità generale, no? Di appunto creare con le mani. La creatività è stata riportata in auge, no? È stata data l'importanza, secondo me, che deve avere, che dovrebbe avere, quindi l'artigianato come forma di creatività. Donne. Ed è ancora una donna a illustrarci come il lavoro e le competenze acquisite possono sfuggire alla mercificazione e assumere un valore comunitario, di scambio non monetario, ma di saperi. Anche alla Banca del Tempo di Marciano si tesse, si tessono relazioni e si creano intrecci proficui. E la moneta è la più preziosa, il tempo, che rende tutti uguali. Allora, Banca del Tempo è un luogo dove si coordinano, si organizzano scambi di attività, di saperi, fra soggetti che vengono denominati correntisti. È importante sottolineare che questi scambi non appartengono alla cultura del dono, che invece fa parte del volontariato, sono scambi veri e propri, per cui creano una relazione paritaria fra i soggetti. Io do e prendo contemporaneamente e questo permette di creare una microeconomia non monetizzabile. L'unità di misura infatti di questa banca particolare in cui ci sono assegni, il libretto degli assegni e tutto il resto, quindi penso anche che potenziando questo tipo di rete leggera, quale Banca del Tempo, in cui non si può costringere né a fornire né a ricevere prestazioni, si possa anche implementare l'economia in senso più ampio del termine, perché chiaramente nel momento in cui magari ho necessità di recuperare, no, anche un percorso di riuso, di riciclo, mi può far molto comodo una cultura che abbiamo un po' accantonato. L'esperienza di Banca del Tempo ci consente di chiudere un cerchio, perché il lavoro è battaglia per la sua difesa, contro le discriminazioni, per autoaffermarsi. Ma il lavoro è anche strumento per costruire qualcosa che non c'è e che non passa necessariamente per una monetizzazione. Cioè, si può essere retribuiti anche con la soddisfazione in quello che si fa, con la consapevolezza di essere partecipi di un movimento che tende a cambiare le cose. E prestare il proprio lavoro per questo, per creare un mondo nuovo. La monetizzazione, insomma, pur importante, non è l'unico modo per misurare il lavoro. C'è dell'altro. Soprattutto se si pensa in termini di trasformazione, di miglioramento. Paolo e Michele lavorano nella cooperativa Monimbo, che gestisce botteghe in cui si vendono prodotti del commercio ecosolidale.
cioè merci che provengono da realtà comunitarie del sud del mondo che non sfruttano i lavoratori e che anzi consentono loro un riscatto sociale ed economico. Li abbiamo incontrati ad Altro Cioccolato, l'appuntamento umbro dell'economia solidale. La scelta di lavorare in cooperativa è, diciamo, una scelta che affonda, per quanto mi riguarda, le radici ormai, diciamo, in un passato anche abbastanza remoto, nel senso che un po' mi accompagna fin dall'inizio della mia storia lavorativa, del mio percorso professionale. E diciamo che è sempre stata legata anche a un'idea del lavoro come un'esperienza in qualche modo totale, totalizzante, non sconnessa dagli ideali, dai valori in cui credo. Quindi attraverso il lavoro anche cercare di costruire, per quel pezzetto che mi è possibile, anche un tipo di mondo, un tipo di società più vicino ai valori in cui credo. Non solo soldi, il lavoro può essere altro se gratifica, se riempie lacune che si ritiene vadano colmate, se è connesso all'idea che si ha di sé e dello stare al mondo. Ci rendiamo conto che tutti questi sforzi, le nottate insonne, i fine settimana passati a girare per l'Italia, le riunioni infinite, le pratiche burocratiche e tutto questo ha un significato alto, che vuol dire che è rappresentato dalla dignità delle persone e dalla capacità di offrire opportunità reali di vita vera a molti soggetti in tutto il mondo, e anche costruire una rete di relazioni che non ha barriere e non ha confini. Di fronte a queste sensazioni si accetta volentieri anche di fare più di quello per cui si sarebbe pagati. Non è facile, insomma, dire lavoro. Il lavoro è un mosaico fatto di mille tessere, positive, negative, da cambiare, ma può servire anche a trasformare il mosaico di cui noi stessi siamo una delle tessere, il lavoro. A cambiarlo in meglio, renderlo più umano, più somigliante a come lo vorremmo, a partire dall'abbattimento di discriminazioni e barriere, affinché tutti trovino uno spazio dignitoso per starci dentro a questo mosaico.